Tutto nella fede è fatto perché l'uomo abbia la vita e guardare alla Madonna con questo desiderio di vita credo che sia la cosa più interessante che possa capitarci. Dio non si è incarnato per modo di dire, è venuto nella storia attraverso un volto umano preciso, addirittura decidendo di assomigliare a una donna delle nostre. Questo ha generato pian piano una cultura nella vita della Chiesa per cui i cristiani si sono legati con un affetto tale alla Madre di Dio che nei momenti più difficili della vita o nelle circostanze più provanti, la prima cosa che hanno fatto è sempre stata quella di affidarsi a lei. E sono nate, da questo sappiamo, tantissime novità, poesie, arte, musica, preghiere. Cioè il popolo cristiano è come se avesse fatto diventare carne, della propria carne, l'umanità di Maria. Umanità che il figlio ha voluto con sé, perché quello che noi celebriamo il 15 di agosto con l'Assunzione della Vergine in cielo è proprio la prova più grande che Dio vuole con sé per suo figlio la sua madre tutta intera, così come vuole noi tutti interi, uomini e donne tutti interi. La fede cristiana è così, è una bellezza commovente perché vuole uomini e donne tutti interi. L'esperienza della Vergine Maria è proprio questa, un'umanità tutta intera. Per stare con Gesù non dobbiamo censurare nulla di ciò che in noi è realmente la bellezza dell'umano. Vivere questo mese con negli occhi e nel cuore la presenza di Maria così è un dono impagabile. Perciò affidiamoci con tutto il cuore a lei, che è la strada più sicura perché Cristo ci possa raggiungere qui e ora, come sempre.